Kaki. Sono sempre io e oggi sono con una top 9, top 9 perché, come sapete, da un paio di giorni è iniziato il 2020, quindi abbiamo terminato la decade di questi 10 anni e ho deciso di percorrere un po' i video e i momenti più trash di YouTube e del web in generale. Quindi, detto ciò, iniziamo con la numero 9. Al nono posto, signori, troviamo una delle canzoni più trash del web. Già che vi nomino Andrea Di Pre, avete già capito il livello di trash. E stiamo parlando della canzone Nel mio privé. Questa canzone è stato il top. E con questo, meglio stoppare qua questo video, meglio stoppare qua. Già che ha detto questa frase, avete già capito il livello di trash che c'era in questo video. Senza parlare di Sara Tommasi. Quanto era cringe, quanto era fatta in questo video. Meglio lasciar stare. Era una delle canzoni più trash di non so quanti anni fa. Sarà stato forse 4 anni fa, 5 anni fa, non mi ricordo. Ma mi ricordo che quando uscì, madonna, non ce n'era uno che non aveva sentito quella canzone. C'era diventato il video virale, forse per il livello di trash. Alcune cose tu dicevi: ma cosa sto vedendo? Beh, d'altronde, Andrea Di Pre, cosa ci aspettiamo da lui? Andiamo avanti. Numero 8. All'ottavo posto troviamo uno dei video più trash. Cioè, era diventato praticamente un'icona. Chi non aveva imitato lui che urlava questa frase? Bella raga! Porco Dio! Sto tornando, merdi! Con questo super pezzo in autostrada 130 Parking Garage Animals Simone Dio cane! Mi vado a schiantare! Chi non se lo ricorda di 130? Cioè, era stato così virale che anche Martin Garrix stesso ha urlato in un suo evento 130. Ha fatto il boom solo con quelle sue urla. Perché aveva vinto 30 euro le macchinette. E talmente era felice che durante il suo ritorno a casa ha urlato come un pazzo. Non so di che sostanze si era fatto questa persona durante il viaggio per urlare in questo modo. È impossibile che non lo conoscete questa persona. È impossibile. Tutti lo urlavano 130. Era stato uno dei momenti più particolari del web, perché dopo lui fece il boom una persona che gli assomigliava facendo finta di essere lui. Ma meglio andare avanti con la numero 7. Madonna, la numero 7 è qualcosa di particolare. Questo ragazzo che si crede rapper, ma in realtà non credo sia un rapper, ha fatto una delle canzoni di livello musicale così basso che nemmeno Young Signorino potrebbe arrivare a quei livelli. Meglio che l'ascoltate questa canzone e sicuramente lo riconoscete. Bella, bella, bella estate, se sì, qualcuno sì, vuole un po' di estate, Joker Lil Lenzer. Sexy baby, sexy mami, gireranno con. Farò grandi cose quando le giornate saranno perfette. Il divertimento sarà le stelle. Serate con varie modelle perché noi attendiamo l'estate. Che livello di musica! Top qualità musicale questa! Oddio! L'ho messo al settimo posto perché non era quel livello di trash che ci aspettiamo tutti, ma era abbastanza cringe come canzone, con un'intonazione perfetta, direi. E niente, si commenta da solo questo video, non c'è bisogno che vi dica altro. Avete già capito abbastanza di che livello stiamo parlando. Andiamo al prossimo, credo siamo nella numero 6. Se non conoscete questo, non avete vissuto, vi siete persi un pezzo del web. Stiamo parlando di Truce Baldazzi, signori. Ascolta.
scuola i miei quegli insegnanti infami non mi capivano i miei problemi, gli insegnanti sono come gli sbirri, io non finirò in galera perché sputano la scuola media all'Astiniano. La mia gente vera è la gente negativa, me ne foto un cazzo della gente positiva che non mi capisce, ammazzate l'insegnante se vi punisce, non lasciate strisce. Vendetta vera, non finirò in galera, Fritruccio Baldazzi. Cioè, non ho capito il motivo di perché ha fatto questa canzone contro una scuola poi. Scuola media, chissà che cosa avevano fatto a questa persona. Si è voluto sfogare con la musica, che poi d'altronde alcune cose non si sono capite. Sembrava che parlava in una lingua tutta sua. Peggio degli alieni quando comunicano tra loro. Come fate a non ricordarvi di lui, Truccio Baldazzi? Quando si parla di trash ti viene automatico Truccio Baldazzi. È stato uno che ha dato vita al trash. Ed esattamente 10 anni fa usciva questa mini canzone, questa breve canzone contro la scuola media. Non ho capito il motivo, ma ormai è passato, quindi chi se ne frega. Numero 5. Al quinto posto troviamo loro. Sicuramente ve lo ricordate, sicuramente hanno fatto proprio il boom del trash. Stiamo parlando di rap rumeno, signori. Ormai lo sappiamo a memoria questa canzone, l'avremo sentita non so quante volte, ma lo sappiamo a memoria, alcuni pezzi sicuro. Siamo ritornati, Forga e Troia. Mother father. Ma puoi dirlo forte, Sammy? Mother father. Italiani vi piscio in bocca. Father mother. Rap rumeno. Ti uccido su in testa, ti rovino la vita, bastardo. Vedi, io sono rumeno perché so te Roma. Se vedo una donna io gli strappo per i zoma. Lo faccio quando fumo la mia roba. Questo quando in culo la mia donna. E niente, meglio stoppare qui perché si arriva a un livello di trash assurdo. Rap rumeno, madonna. Questo video lo potrei continuare a vedere all'infinito. È sempre verde. Cioè, non muore mai. Non morirà mai questo video. Probabilmente nelle generazioni future sarà ancora in vita rap rumeno. E giuro, se non ve lo ricordate, vi siete persi un gran bel video. Praticamente questo video parla da sé. Già in questi 24 secondi di video avete già capito tutto. È rap rumeno, madonna. È storia, è storia. Non c'è altro da dire. Andiamo avanti con la numero 4. Madonna, la numero 4 è qualcosa di ignorantissimo. Era praticamente una partita di paese, credo, in uno stadio abbastanza bello, direi, in un campetto, precisiamo, non era proprio uno stadio. E in poche parole c'era questo giocatore che doveva battere una punizione, credo. Ovviamente ci doveva essere un telecronista, perché sennò che partita era? E questo telecronista al suo gol è impazzito. Tutto pronto, si aspetta soltanto il fischio dell'arbitro. Vediamo, come si chiama? Non mi viene per ora. Bonfiglio, Bonfiglio, Bonfiglio. Era ignorantissimo sto video. Sarà uscito forse 1 o 2 anni fa. Ma con la qualità video sembra uscito 10 anni fa. Era super ignorante. Cioè, inizialmente non si ricordava il nome. Al gol poi è partito un urlo di quelli. Madonna, top. Lo guarderei in loop. Ma quanto è bello. L'urlo finale vince. Non ho mai sentito nessun telecronista urlare così. Ne ho visti di telecronisti davvero pazzi e trash, ma di questo livello mai si è superato lui. Lui ha scalato la vetta dei telecronisti più trash. E niente, passiamo al terzo posto. Siamo nel podio. Guardiamo un po' chi troviamo al terzo posto. Signore e signori, proprio lui, il Masseo, con la sua incredibile citazione. Non bevo caffè, non bevo Red Bull, non bevo alcolici molto spesso, non mi drogo. Sono incredibile! Dio porco! Credo sia questo è stato uno dei momenti più alti del 2019 o 2018, ora non ricordo precisamente. Questa citazione rimarrà nella storia. Praticamente quando parleremo del Masseo citeremo questa sua grande frase. Praticamente voleva dire lui che non era per colpa di alcol, fumo o quant'altro che era così. Lui era così e basta. Era la sua mente che li portava ad essere così incredibile, come dice lui. E niente, si commenta da solo questo video. Chi non conosce il Masseo si è perso abbastanza cose. Andiamo al secondo posto. Chi troviamo al secondo posto se non lui, Lorenzo Valitutto? Perché l'ho messo al secondo posto rispetto al Masseo? Perché
Ho estrapolato una delle scene più belle dei suoi video. Se parliamo di Lorenzo Valitutto, non possiamo che citare questa sua grande scena. Scorreggia in diretta. Beh, non proprio in diretta, scorregge in un suo video. Che poi dice lui il bello della diretta, ma dettagli. Sono un tuo fan affezionato. Perché non inizi a fare gameplay come D-Pre? Non posso fare gameplay come D-Pre perché non ho la PlayStation. Non sarebbe figo? Sì, sarebbe figo. Però... ti ripeto, non ho la PlayStation e quindi non lo posso fare. Ah, comunque, quello che avete sentito è una scorreggia, ma la rimango nel video perché è il bello della diretta. Ma bello della diretta cosa? Praticamente lui non sapeva montare, quindi ci ha infilato questa frase, il bello della diretta, ma quella scorreggia lì vince su tutto. Cioè, ieri quando ho estrapolato questa clip l'ho guardato in loop, non smetterò mai di guardarlo. Avete già capito il livello di trash che era Lorenzo Valitutto, dai tutorial su come sputare, le sue scorregge in diretta, dei suoi balli. Cioè, era la persona più trash del web prima di Giuseppe Simone e Rosario Muniz. Ha fatto nascere il trash. Lorenzo Valitutto è un mito, colui che ha scorreggiato in un suo video. Cioè, un applauso. Un giorno riguardandolo ripenserò a questo momento. E siamo arrivati alla prima posizione. Questo è stato uno dei momenti più trash del 2019. Colui che ha concluso il 2019 alla perfezione. Parliamo di Matteo Kess che urla durante il Cerbero Boscar nel palazzo, nel portone, cioè non che urla nella casa, direttamente fuori la porta. Merita il primo posto, merita. Ci penso io. Ma tu hai abbiate ancora fatti i regali di Natale? Ma che fa? Una bella idea regalo, il libro di Red. Aspetti, ma che fa? No, no! No! Più tanto. Ma l'ha urlato per le scale, l'ha urlato. Ma lei è un pazzo. Matteo Kess è un pazzo nato, cioè gli avevano chiesto di concludere questi Cerbero Boscar con un urlo e lui apre la porta e urla per le scale e niente, dopo è successo che i vicini si sono lamentati. Meno male che non hanno perso l'affitto, il Cerbero. Solo Matteo Kess poteva concludere il 2019 al meglio. E chi meglio di lui non può farlo? Colui che urla così forte da far svegliare mezzo mondo. Ok, ok. Detto ciò, direi di chiudere qua questa top. Spero che vi sia piaciuto. Se si lasciate un like, iscrivetevi al canale. Seguitemi su Instagram e su altri social, link in descrizione. E scrivetemi anche nei commenti qual è la vostra top 9 dei video più trash di questa decade. E niente, noi ci si vede alla prossima.